sbaglia. Sono 10 anni che sta Lazio, io voglio bene, però comunque non va più bene se vuoi crescere a livello di squadra, a livello di tasso tecnico. Io, Marco, Ledesma sicuramente prenderà il posto di Biglia, ma spero che una provocazione qualcun altro. Una provocazione, non si è pensato a far entrare Onazzi, al quale comunque rinnoviamo la notizia che, scusa il gioco di parole, gli è appena stato rinnovato il contratto a Eddie Onazzi, con tanto di foto sulla firma, quindi Onazzi si è legato alla causa biancoceleste per i prossimi anni, fino al 2018, scadenza giugno 2018. E le cifre, vediamo se sono confermate quelle che noi fino a qualche settimana fa dicevamo, che si aggiravano intorno ai 700.000 euro. Poco ce ne importa a noi personalmente, però, per onor di cronaca, dalla scadenza 2016 deriverà la scadenza del 2018 con un adeguamento che porterà l'ingaggio attorno ai 700.000 euro. E la novità è nella clausola rescissoria da 10 milioni d'euro. Beh, non male, direi. Una bella manovra questa da parte della dirigenza laziale. In merito a Djordjevic, a me ancora non mi convince. Io rimango dell'idea che spero mi smentisca presto, ma lui deve giocare con un attaccante vero vicino a lui. Ora, ieri noi ci è mancato il gol e ieri il centravanti era lui. Sono delle stupidaggini le mie, lo so anch'io, perché comunque più di tanto Giorgio ci non poteva fare ieri e ha anche preso una traversa, però a noi ci serve uno che la palla butta dentro, e ci serve uno che comunque alla fine sta lì sul pezzo, sta lì dentro l'area di rigore, e Giorgio sistematicamente per far bene deve giocare fuori dall'area di rigore. Purtroppo sono dati di fatto. Sì, ma io, come ti ripeto, penso che alla fine Djordjevic farà gol e ne farà tanti, almeno mi auguro, perché ci servono. Però ecco, la fortuna della Lazio è che in panchina hai sempre un Miro Klose. Anche ieri ho visto un Felipe Anderson è molto migliorato, ma ancora non è gli manca sempre il sordo per fare una lira. Bravissimo, hai detto bene, gli manca sempre il sordo per fare una lira, perché fa tante cose bellissime. Io ho visto, a un certo punto se n'è andato, l'assist che ha fatto al centro, non mi ricordo per chi, è veramente un giocatore devastante. Però ecco, quel devastante lo deve sfruttare, poi lo deve sfruttare, perché sennò così è inutile che tu ti salti 30 giocatori e poi alla fine la palla va fuori perché hai accelerato troppo. E se impara queste cose può diventare un gran bel giocatore. Ieri è stato, io ho visto anche una bella prova di Lulic, dico la verità, perché l'ho visto bello aggressivo, bello determinato. Ma ha fatto quello che doveva fare, legna a mezzo al campo. Ha legnato, sì, e forse quello è un ruolo che potrebbe ricoprire bene. E sono contento di una cosa, Marco, della personalità di mister Pioli, perché per la terza partita consecutiva ha messo la stessa formazione in campo. Non si è fatto prendere dalle smanie, o ha sentito male qualche giornale che volevano magari al posto di qualcuno Mauri, oppure qualche d'un altro. No, ha insistito su quella formazione, crede anche Lulic parola al centrocampo, mentre magari molti dicono è meglio mettere un incontrista tipo Gonzalez o Onazzi, e va avanti per la sua strada. Io ho visto una gran bella Lazio ieri, veramente gran bella Lazio. Tutti l'abbiamo vista, Riccardo. Anche a Milano, Marco, ti dico la verità, anche a Milano l'avevo vista. E come ti dice, speriamo che questa sfiga prima o poi finisce, perché se giochi bene prima o poi finirà. Però ecco, il rammarico che ho è che purtroppo giocheremo senza il miglior difensore che abbiamo adesso attualmente, Gentiletti, e secondo me la Lazio perde tanto, perché se prima stavi in difficoltà, adesso stai veramente in emergenza. Spero che arriverà qualcuno, perché Siani sta fuori rosa, si allena a parte con Cavanda. Però vedi, adesso che ci penso, comunque c'è anche Filippini che l'ha fatto provare costantemente quest'estate ad Oronzo. Quindi le soluzioni ancora ce ne ha, sì, mister Pioli. Anche se ti devo ricordare che Filippini sta in prestito al Bari, e veniamo aggiornati alla trasmissione, perché se no non ci veniamo per niente al Nino delle Aquile. Ovviamente una battuta. E no, ieri grande approdo del Bari, grande partita di Rozzi. Rozzi ha fatto una bella partita ieri. È arrivato a tu per tu con da solo davanti al portiere, l'ha dribblato, l'ha messo giù, rigore netto. Invece poi è arrivato Seferovic, o come si chiama, e l'ha messa dentro al posto del rigore, e il Bari ha portato a casa la partita. E
No, ecco, per concludere il discorso, la Lazio secondo me ha bisogno di un altro difensore centrale, magari Portanova, come hai detto te. No, è impossibile, squadra da Lazio. È arrivato un SMS a Taro dal suo procuratore, sì, sì. Siamo pronti a firmare anche in bianco, ma non penso che si punterà su Portanova, ma un Diego Lucano non mi dispiacerebbe, perché almeno Mena è uno di esperienza che magari può far crescere anche De Frey. E certo, Gentiletti non lo sostituisce nessuno, questo è poco ma sicuro. Senti, buttiamo giù una sorta di formazione per domenica, per giovedì anzi, scusami, con l'Udinese. Sì, proviamoci almeno. Perché in porta formazione sembrerebbe tornare il buon Federico Marchetti, così almeno c'è stato. Spero per il fantacalcio sia, di sì. Sia stata la volta buona, che è stato comunque inserito al gruppo costantemente, e quindi Marchetti dovrebbe ritornare in porta con giovedì contro l'Udinese. La difesa sarà comunque quella a 4, con Conco da destra verso sinistra, Conco, Zana, abbiamo detto Novaretti, ai noi, e poi Brafaid. Ecco, appunto, non abbiamo parlato di Brafaid. Oltretutto, la soluzione centrale, Mister Pioli comunque non ha ancora categoricamente smentito la possibilità di vederci Radu, e con Brafaid in queste Radu condizioni. Chi? Radu, chi, c'hai ragione. Un altro giocatore di quelli che si rompono e poi spariscono. Però comunque Radu nel giro dei prossimi 15 giorni tornerà a... Però vedi, Radu ce l'hai l'alternativa, perché con Brafaid io ieri ho visto veramente... No, mi è piaciuto un sacco, gran bel giocatore. Gentiletti, ecco là che c'hai Sana. Allora, io quando ho detto la Lazio ha bisogno di due difensori centrali, ecco, Gentiletti più magari prendevi un dopo De Vrij, quindi ne ce ne volevano tre, ma un altro magari a prendere un Balanta, magari a prendere un difensore giovanissimo da far crescere. Eccolo là che non ti trovai con Sala, però ti dovevi dare via sia Novaretti e sia Siani soprattutto. Ma te ne prende pure uno del Sassuolo, nel senso, tipo, che ne so, Auriaudo, Acerbi, Peluso, questa gente qua, non è che ti servia chissà che, perché comunque numericamente è vero che non facciamo le competizioni europee quest'anno, ma comunque ti servino, perché comunque due difensori sono andati via, che erano Diaz e Biava, erano entrambi titolari. Quindi comunque... Complimenti a Brafaid, complimenti a Tare comunque, che ha riuscito in questo colpo, perché comunque Brafaid non ci scordiamo che è venuto a costo zero, il giocatore, per quanto la scorsa stagione possa aver avuto una stagione difficile, sembra completo, integro, quindi un bel tocchiamo ferro prima che si rompe pure lui, però un bel giocatore veramente, sono molto contento di lui. Il centrocampo si continuerà, penso, su questa lunghezza d'onda, anche se comunque poco o niente, ma ha provato Mister Pioli a fare un po' di turnover anche con lo stesso Genoa, quindi l'idea che le tre partite a Pioli lo preoccupano in una settimana l'abbiamo intuito già da ieri, perché comunque è vero, come tu dici, non ha cambiato la formazione, però almeno ieri già nell'alternare due dei tre attaccanti è stato fatto, perché comunque è partito Filipe Anderson anziché Keita e è partito Georgevic anziché Klose, quindi ora vedremo. Però il centrocampo sì, molto probabilmente resterà quello con Ledesma, Parolo e Lulic. Speriamo che ci sia almeno un po' di spazio per Cataldi, perché comunque siamo proprio curiosi di vederlo finalmente all'opera. E davanti il trio che molto probabilmente sarà quello più indicato sarà quello tra da sinistra Keita, Klose centrale, e si chiederanno gli straordinari ad Antonio Candreva. Un Antonio Candreva che secondo me ieri è andato molto meglio rispetto alle altre due apparizioni, lo vedo in crescendo, in questo momento gli manca soltanto il gol. Sì, io come ti ripeto, ieri non do l'insufficienza a nessuno, anzi la squadra veramente mi è piaciuta. Con l'Udinese questi cambi che tu hai detto saranno inevitabili, perché giocare comunque di mercoledì devi far rifiatare qualcuno, anche se abbiamo appena iniziato la stagione, non so cosa ci sia da rifiatare, però giustamente devi far ruotare, visto che ce l'hai, devi far ruotare anche i giocatori.
La formazione anche io non l'ho me... sentito ieri Piniglia, hai capito? Sì. Che carino, sì. Non poteva non abbracciare la nonna pure lui là sotto ma la guarda, curva. Comunque c'è una cosa che la Lazio ha. Perché è vero, ricordiamolo è vero. Sempre, noi siamo nati in quel famoso 9 gennaio del 1900. A proposito, anche Santiago Quintiletti è nato il 9 gennaio. Lo niente, ormai c'hai tutto proprio. Ormai è diventato il tuo idolo perché sei a trovare tutte le cose positive di sto ragazzo. Fossi tu che l'hai fatto rompere. Ne hai parlato un gran bene, gli trovi tutte queste piccolezze. Sì, probabilmente sì, ma guarda ti dico che... Sei affranto. No, sono affranto perché ecco, il classico giocatore che piace, che ti innamori subito. Io ne ho visti pochi di giocatori perché sono abbastanza obiettivo. Lui subito mi è piaciuto, però vabbè, niente, buona fortuna Santiago. E ci rivediamo il prossimo anno e sarà ancora più forte, veramente, perché il popolo laziale non dimentica. Per Piniglia invece non dimentichiamo anche Piniglia, perché per fine del discorso, ogni giocatore che ha detto un qualcosina di troppo nei confronti della Lazio o abbia fatto dei gesti nei confronti del tifoso della Lazio che non sono consoni alla nostra storia, alla nostra stile e al nostro stile soprattutto, caro Marco, prima sei o poi... mesi di... Ma io auguro lunga reggenza pure no, a lui. Sì, sì. Io auguro, perché quando te ne esci in quella maniera li ho purgati, ma chi è? Io gli auguro tutto il bene possibile, perché un giocatore non si è mai infortunato, è un giocatore che è sempre stato bene, è un giocatore che ha sempre fatto gol, perciò gli auguro tutto il bene possibile a questo giocatore, che è veramente un grande giocatore, ha una grandissima carriera, veramente, ecco, gli auguro tutto il bene possibile a questo giocatore. Detto questo, Marco, io penso che ce ne possiamo anche andare in pausa per qualche prima secondo. Di andare in pausa musicale, Lazio Udinese, designazioni arbitrali, non so se l'hai saputo, no. Le diamo subito. Lazio Udinese, fammi controllare, sono uscite pure delle altre partite, ma a noi poco ce ne importa delle altre. Giovedì comunque avviso tutti quanti, fila curva nord 27, Misseri è pronto al suo rientro, quindi non voglio più sentire né provocazioni né altro. Allora, Lazio Udinese giovedì 25 settembre ore 20:45, l'arbitro sarà Rocchi, assistito da Vuoto e Iori. Assistente di linea Pinzani, assegnatore di linea 2 Baragani. Quindi questo sarà il famoso pacchetto di arbitri che accompagnerà il match di giovedì tra Lazio e Udinese. Bene Marco, Baby Keep Smiling, compai secondo. You know the sun is shining. Baby keep smiling. Haciendo. You know the sun is shining. Este gran victorio sonríe. Este es lo que vale. Será un recuerdo. Sonríe. Será un recuerdo para. Este es lo que vale. My glasses and tell you how sweet your ass is. So would you jump into my caddy and call me a sweet, sweet daddy? All we need is a mobile phone to tell everybody we are not at home. And if you have to work all day, then listen what I got to say. Baby, keep smiling. You know the sun is shining. Baby, keep smiling. You know the sun is shining. Niña sonríe. Niña sonríe. Es eso lo que vale. Es eso lo que vale. Niña sonríe. Aquí grabando.